molto positivo. Abbiamo appreso proprio ieri sera il fatto che il governo abbia aperto questa possibilità. Oltretutto va ricordata, non era una richiesta solo dall'Anci Marche, ma una richiesta che veniva un po' da tutti quanti i territori d'Italia. E quindi noi non ci siamo voluti contrapporre al governo, ma abbiamo solo voluto chiedere un po' di sensibilità. E sensibilità fa rima con responsabilità, la stessa che addossa il Premier Conte al Parlamento per deliberare deroghe sugli spostamenti tra comuni nei giorni di 25, 26 dicembre, 1 gennaio, che il decreto Natale è invece vietato. Sotto le spinte di forze politiche, governatori, rappresentanti dei territori e dei piccoli comuni, è arrivata l'apertura del governo, seppur tra posizioni contrastanti al suo interno. Sono il sindaco del comune di Force, che ha 1300 abitanti. Siamo all'interno di una comunità montana dei Sibillini, dove siamo poco più di 12.000 abitanti. Capite bene che potrebbe rappresentare un quartiere magari della nostra città capoluogo, che è Ancona, e quindi non avrebbe senso non permettere per questi tre giorni, secondo me, lo spostamento da un comune all'altro. La possibilità dunque di sconfinare tra comuni, la modifica potrebbe declinarsi in libertà di spostamento all'interno della stessa provincia oppure entro un determinato raggio chilometrico, non deve equivalere a un liberi tutti, che rischia invece di diventare innesco di una terza ondata che tutti vogliono scongiurare. Il livello di guardia non deve essere mai abbassato, ma non è che con questa scelta, oggi questa scelta è una scelta solo di buonsenso. Se voi pensate che i parenti potrebbero incontrarsi il giorno prima e il giorno dopo, no, vede benissimo, non è una logica per abbassare il livello di guardia, che anzi noi sindaci siamo i primi promotori e siamo quelli che abbiamo sempre sensibilizzato ognuno per le proprie comunità, appunto a mantenere una certa attenzione.